L'ho trovato. Andiamo, accenditi. Ok, si accende. Mi vedete di nuovo così? Perché indovinate dove stiamo per andare? Stiamo per andare a cercare Talking Juan, perché la mia amica mi ha detto che l'ha trovato fuori, vicino a casa mia. Dunnis, ho scoperto che vicino a casa tua si nasconde Talking Juan. Ovviamente io seguirò le sue tracce. Mi ha detto che ha trovato in giro delle tracce di sangue che portavano esattamente a Talking Juan. E quindi adesso le andiamo a cercare pian piano. Ragazzi, io sono molto emozionato perché veramente, cioè, queste cose nella vita reale mi piacciono un sacco e allo stesso tempo mi spaventano. Andiamo. C'è una traccia di sangue. Come vedete, ci stiamo avvicinando a Talking Juan. Scrivetemi nei commenti se sapete chi è Talking Juan. In questo periodo sta molto spopolando e questa applicazione maledetta, ma la mia amica ha detto di averlo visto dal vivo, veramente. E quindi noi adesso andiamo ad assicurarcene. Non è che io mi fidi molto della mia amica, cioè, nel senso, sì, mi fido, però, cioè, se mi dice ho visto Talking Juan, capite che è una cosa un pochino più difficile da credere. Invece io ci credo solo se lo vedo con i miei occhi. Quindi adesso andiamo assolutamente ad investigare. Intanto io sto continuando a tenere traccia, a guardare se ci sono altre tracce di sangue in giro, cioè, volevo dire, di ketchup. Ok, mi sa che ci stiamo avvicinando, stiamo andando per la giusta direzione, il che questo mi fa ben sperare. E ragazzi, qua c'è qualcosa di strano, non sentite qualcosa di strano nell'aria? E intanto ne abbiamo trovato un'altra. Stiamo andando per la giusta direzione, forse dobbiamo andare verso quella parte. Non lo so, raga, non mi fido di queste zone, potrebbero essere zone losche. Qua l'aria sta diventando sempre più strana. Io vi dico, ho una strana sensazione, non vorrei che questo Talking Juan fosse qui nei paraggi per davvero, perché... Raga, ho visto qualcosa. Che caspita è quella roba? Non lo so, non riesco tanto a fidarmi, raga. Però mi sta piacendo molto questa avventura che stiamo facendo. Cos'è stato? Io non so se ho visto qualcosa di strano, però, scusatemi, ma vi devo far vedere perché mi sembra che questo posto sia inquietantissimo. Cioè, guardate qua, guardate, ditemi che non è inquietante. Che caspita di posto è questo? Io non sapevo di averci, ma secondo me è la contaminazione di Talking Tom. Guardate, è tutto così strano, no? Cioè, raga, mi sembra stranissimo questo posto. Io poi sto vedendo cose che vi giuro, non so. Ah, un'altra traccia di sangue. Questo posto è maledetto, ma non solo da Talking Juan, da tantissime cose. Cioè, vi giuro, ultimamente stanno succedendo un sacco di cose molto misteriose, segrete e strane, che io non avrei mai immaginato che sarebbero successe. E quindi io vorrei capire quali sono i misteri di questo posto, perché effettivamente, cioè, ma raga, ma, cioè, ma state guardando? Cioè, non so se vi rendete conto, ma perché è tutto così grigio? È tutto grigio, non ci sono altri colori. Poi raga, cioè, posso dirvi la totale verità? Io non sono spaventato solo da Talking Juan, io in questo posto ho anche paura che tipo arrivi qualche strana persona e mi rapisca, cioè mi ruba magari. Non vorrei mai questa cosa, capito? Ragazzi, vedete? Allora qua, secondo me, è il posto di Talking Juan. Questo posto è pienissimo di misteri. Io non so che caspita ci sia qua. E ho paura. A parte che lì a volte possono passare gente. E già il fatto che non c'è nessuno mi fa pensare che effettivamente ci sia qualcosa di molto particolare in questo posto. Ragazzi, no, ragazzi, ma lo vedete? È lì! No, questa cosa è assurda, raga. Ma dove siamo finiti? In che posto siamo? Oh mio Dio. Aspetta, io adesso provo a chiedergli una cosa. Ok, non c'è più, purtroppo. Il concetto è che magari potrebbe essere una sorta di fantasma. Quindi io adesso gli chiedo di fare un rumore, se mi sente. Talking Juan, puoi fare per favore un rumore se mi senti? No, questa cosa non va bene. Devo capire quali sono i misteri di questo posto. No. Io sto correndo da Talking Juan. Praticamente mi stava inseguendo. Io adesso non sono riuscito a riprendere, ma raga, vi giuro, mi stava inseguendo. Questa cosa non è possibile, raga. Oh mio Dio, questo posto è infestato, raga. No. Allora, io vi consiglio di non venire mai qua. Se conoscete questo posto, non veniteci. Assolutamente, raga. Cioè, è la cosa più inquietante che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Mi sa che io devo venire qua con dei miei amici. E se tipo Talking Tom mi vuole tipo uccidere, io praticamente ho la protezione anche dei miei amici, capito? Cioè, questo dovrebbe essere la cosa più inquietante. Cioè, questa è la cosa più inquietante che io ho mai vissuto. Io vi consiglio di non venire qua. Quindi lasciate like e iscrivetevi a questo canale, mi raccomando, perché faremo altre indagini di questo tipo, assolutamente, perché sono interessantissime, ma allo stesso tempo sono anche molto, molto inquietanti e pericolose.